perché voglio dire, io non posso vivere senza cazzo. In questi giorni ero un po' triste ed ho fumato un po' di più. Mi sono fatto due risate con la politica in TV. Canta insieme a noi, wake up why you, zumba insieme a noi, wake up why you. Questa generazione non vi crede perché un futuro vero non si vede. Lo Stato non ci sente, specialmente a noi del sud. Un lavoro manca sempre, per fortuna abbiamo il groove. E anche se sto palazzo mo cade a pezzi, a signore vo sempre sold. E preghiamo ogni giorno sperando che non si esaurisce, funziona o non. Ogni giorno che abbiamo perso forse non ritornerà, ma in mezzo a tutto sto bordello sento un pezzo che mi fa. Canta insieme a noi, wake up why you, zumba insieme a noi, wake up why you. Questa generazione ancora siete, nonostante voi che ci illudete. Wake up why you, scendendo voi con l'aria in toscio. Wake up why you, su strada più c'è viso un croce. Ed alzasse la mano chi non ha futuro, chi lavora sempre ma non sta sicuro. Wake up, why you? Wake up, why you? Voi parlate di futuro e intanto cade un'autostrada. Nei programmi il pomeriggio e imbambolate questa Italia. Canta insieme a noi, wake up, why you? Zoom insieme a noi, wake up, why you? Se quando avremo lo soltanteremo, chi lo fa in stanzetta e chi lo fa a Sanremo. Lo stipendio non arriva. Questo paese mo cade a pezzi, un governo mo sempre sold. E preghiamo ogni giorno sperando che per lavorare non ha mai un hot. Wake up, why you? Scendate da dall'aria in toscia. Wake up, why you? Su strada più ci avvisa un croce. Ed alzasse la mano chi non ha futuro, chi lavora sempre ma non sta sicuro. Wake up, why you? Tutto il tempo che è passato non ritornerà più. Wake up, why you? Sempre in casa mi addormento, non è uscito. Ma tu wake up, why you? Wake up, saremo felici, quel giorno io spero che non sia lontano. Non dimentico mai le radici, perché in questa terra c'è scritto chi siamo e che futuro avremo noi, cresciuti senza direzione, tutti dietro le tastiere, e mo che fa rivoluzione. Wake up, why you? Scendate da dall'aria in toscio. Wake up, why you? Su strada mi ci avvisa un croce. Ed alzasse la mano chi non ha futuro, chi lavora sempre ma lo sta sicuro. Wake up, why you? Tutto il tempo che è passato non ritornerà più. Wake up, why you? Se per caso mi addormento non è uscito. Ma tu wake up, why you? Wake up, why you? Wake up. Così che quando iniziate fate, che ne so, buonasera radio ascolt... Ah, non l'ho fatto partire, scusatemi. No, non ho sfumato parecchio. Yeah, maiala. Comunque, il volume da tenere sotto è questo qui. Voi lo sentirete basso perché non avete le cuffie quando trasmettete. Se volete sentire il vero volume della radio di come vi ascoltano, attaccate la cuffia. Io ce l'ho sempre per sentire quando riattacco un meno. Quello è l'unico modo per capire come ti stanno ascoltando. Forse no, sembro down, mi sento down, tipo. Provo a parlare e mi sento down. No, no, è normale, però da lì sì, capisci come veramente ti sentono a casa. Sembra strano dirlo, però comunque come ti sentono a casa. Dalla cuffia, è l'unico modo. Ci sono i messaggi in chat. Ah, scrivi, ecco, scrivi un messaggio in chat. L'ho scritto. Non c'è scritto nulla, non è arrivato. Valentina, scrivi un messaggio in chat. Così vi faccio. Ah, ecco, perché non avevo. Ah, perché l'hai scritto con Radio Plastic il profilo, come se l'avessi scritto io. Quindi non arriva. Qui comunque si illumina. Se metti di fatto profili extra a noi. Noi non ci ascolta nessuno, ci si scrive e ci si risponde. Senti, noi l'abbiamo fatto, tipo, ognuno c'ha anche il suo profilo, ok? Tipo, noi l'abbiamo fatto che ognuno c'ha anche il suo profilo. No, anche più che altro... Però quello noi lo siamo, tipo, che ne so, quando io tipo ho scritto a voi, ho scritto col mio profilo. Sì, ho visto. Non ho scritto il profilo della radio. È un modo anche perché, comunque, anche che per chi si approccia con voi, vede comunque della gente che scrive, ok? Perché mica tutti sanno chi sono io, mica tutti sanno io e lei, mica tutti sanno io e lei, capito? Con me è successo che mi scrivessero profili falsi, di Belen Rodriguez. Allora, sappiate una cosa, ora che voi che prendete confidenza, qui abbiamo brutto visto, si faccio anche tanti scherzi. Ma proprio abbiamo fatto molti scherzi anche... A lei gli hai fatto Bonolis? No, ma a lui... Allora, lei è stata fantastica perché lei aveva in programma...
questa, noi domani siamo in Piazza della Repubblica con, avete presente quella pazza che rideva da Paolo Bonolis che girò quel video virale? Ah, sì, quella lei ha lavorato con, noi siamo stati a Sanremo quest'anno ed è stata lì con noi e quel domani si rifà questa puntata speciale in Piazza della Repubblica con la radio, con lei, con il cellulare. No, lei, c'è lei, c'è lei proprio ragazzi, ci divertiamo. Perché si è fatta una cosa a Sanremo con un ragazzo di X Factor, lei una diretta proprio in Piazza di Sanremo, è stato fighissimo, l'idea è stato veramente strafigo. E con lei poi siamo rimasti diciamo in buoni rapporti e tutto quanto, quindi con lei soprattutto che diciamo la chiappa è stata lei. La radio, ragazzi, ha un'inviata. Che cos'è l'inviata? Ora stasera non c'è perché è al concerto di Mariah Carey. È sul palco. È sul palco con Mariah Carey. Ah, questa ragazza si chiama Valentina Galdo. Non so se già vi ha chiesto l'amicizia, ma sicuramente gli chiederò di chiederla. Lei è colei che, se volete un VIP, se volete qualcuno, potete chiedere direttamente a lei. Lei ha dei buoni agganci, è una che si sa porre molto bene e riesce a fare da tramite, ok, con il suo ruolo, fra il programma e l'artista da chiamare. A volte fa anche figo. Perché per esempio anche quando sei stata cicciolina, comunque il tramite è stata lei, no? Sì, no. Cosa però... fanno i boom d'ascolti? Sì, perché poi alcuni artisti dipende anche come ne intervistano, se poi sono anche i loro propensi a farti pubblicità, perché magari è successo anche che alcuni tipo non condividessero la puntata. Quelli magari troppo scocchiosi. Non proprio. No, ma alcuni non sanno proprio usare. Alcuni proprio perché non sanno. Sì, c'è stata già la Valentina, ve la ricordate? Comprami, sono in vendita. Allora, tanti anni avete, scusate, giovanissimi. Io 25. È giovanissimo. C'è la mia età. No, ma che la mia età, no? Io sono grande. No. Sono passati 25. Cazzo, è vero, me l'ho scordato. Vabbè, no, sono 89. Sì. Un anno. Allora, sei tanto, io 90. No, proprio un attimo, veramente, sono 25 anni. Io anche sono 95. Comunque, lei è una di quelle persone a cui voi potete chiedere, tipo... Vale, guarda, a noi ci piacerebbe... fare una puntata e chiamare tipo con lei, ora stanno chiedendo di Ghizzer Assoluto. Io mi senti a Viareggio, mi volevo suicidare. Però comunque sai cosa? Ti ho insultati in radio un mese, spero che non ascolti il mio podcast. No, ci sono ospiti che magari fanno girare la puntata perché hanno delle pagine. Hanno dei follow, cioè ci devo dare la data. Quindi per forza. Sono disperata perché io ho una pagina, però io odio. Tra parentesi, nel senso, prende anche un po', a volte magari fare una commercialata, ma per fare in modo di far girare molte visioni della pagina, farla crescere e tutto il resto. Poi anche la Valentina, potete chiedere una mano per far crescere la pagina. Che ci pensa lei? È fantastica. Fa un servizio lei che veramente è se non la numero uno, è la numero 1.2 proprio. Quindi per qualunque cosa potete chiedere a lei per una mano, per ospitare, insomma. No, per dire, no, la nostra intenzione dopo aver fatto la terza puntata un po' più discorsiva, un po' più leggera rispetto a quelle precedenti, ebbi la malevolente. È brutta idea, di io sono un fan dell'horror. Sì, no, a partire da vale. A partire da anche, però a partire da Walpole in poi tutta sia la letteratura che poi si è trasformata in creepypasta, eccetera, okay, eccetera. Sia la cinematografia. E mi ha deluso un po' il discorso che la prima puntata più leggera si è fatta il flop d'ascolti. Che poteva tirare un po' come discorso. Allora, sai cosa? Però magari il 95% della popolazione mondiale è abbastanza estranea. Allora, il consiglio che ti posso dare per fare delle puntate interessanti, un po' tu dovresti, magari uno un po' devi seguire anche la situazione, no? Esatto, e okay, per questo che noi mercoledì prossimo avevamo intenzione, date alla mano, di fare un programma un po' più peso, purtroppo, okay, sul discorso di rivelazioni. Ah, ok, quindi ci sono le elezioni domenica. C'è il referendum domenica. Cioè domani. Domani, sì. Domattina e domenica. Sì. Infatti, io avevo 25 anni, mi vedevo domani e domenica, sono messo bene, però. Scusate, se vado al Treviso sono distrutto. E c'è un amico nostro che fa il ricercatore... Avete mai fatto la Fifi fino a Rivalli voi, no? Sì, sì. Hai visto a Montopoli Valdarno, da Santa Croce a Montopoli Valdarno, che prosegue per Ponte d'Era sulla destra, c'ha tutti i pannelli fotovoltaici. Mm-hmm. Lui è il ricercatore che ha fatto tutto quell'impianto lì. Ok. Soltanto che mi diceva, quell'impianto va al 30% delle sue possibilità, altrimenti andrebbe avanti tutta la provincia di Pisa, più la potrebbe rivendere. Ok,
Schifo, non funziona un cazzo, nulla. Io guardo una iena. Questo aggancio qui che scrive anche per il Primato Nazionale. Ma viene quindi in diretta radio lui? Esatto, era questo il punto. Il discorso è farlo venire da Pisa apposta. Io pensavo di fargli un'intervista telefonica. Allora, ma guarda, come possiamo fare? Allora, chiedi il numero. Vabbè, quello ce l'ho. È già montato anche per questo, perché vi ho toccato questo tasto. L'intervista telefonica, come funziona? La cosa che vi consiglio è due casse esterne. Ok, due cassettine. Queste le trovate a 5 euro, 10 euro. Ok, proprio una cosa veramente misera. La posizione delle casse deve essere questa. Perché vorrei, scusami, registrate con l'altoparlante ambientale voi? Mezzo, così, io registro così e si sente pulitissimo. Il microfono? Quello il PC, sì, questo è un buon PC. Questo è un buon PC. Questo è veramente un buon PC. Infatti sembra proprio limpido, però proprio il PC è un po', diciamo, ci fumetto un po'. Esatto. Questo qui, il cavetto, cioè il jack, non deve essere attaccato qui, ma deve essere attaccato al cellulare. Ok? Quindi vi faccio sentire, ovviamente sempre una base sotto, tipo chiamiamo. Ok, vedi c'è la base, boh, chiamo Renoir, prova a chiamare te, tipo, risponde base, tipo pronto, perché allora, questa cosa della telefonata dell'ospite non va mai fatta durante la parlata, mentre parlate, durante la pausa musicale, sempre, perché se voi fate squillare mentre parlate, magari è Vodafone, comprende, va, voi durante la canzone, tipo, ma rispondo, chiudimi, faccio partire sta canzone, no, allora, ragazzi, ci sentiamo tra poco, in diretta con... Tornati qui la fantastica Eleonora. Buonasera a tutti. Ora voi siete dalla nuova perché sono vicini. Questa è la cosa. Diretta da casa con Mao. E loro sentono Radio Classic. Così è il solito discorso delle vicine uffe. Mi sembra tipo molto imbecille. Sì, sì, ora perché facevo il rimbombo io perché eravamo particolarmente vicini. Ecco, però il rimbombo non si fa. Ci consigli di usare un... No, il rimbombo non ci sarà perché il telefono di lei... No, no, è il nostro, perché ci hanno... dei ragazzi ci ascoltavano, ci hanno detto che appunto si sentiva un po' di... Anche a me. Allora, state attenti di non avere accesi tutti e due i microfoni, perché se sono tutti e due accesi, ora in questo caso un po' annientato, fa l'eco. Ok, quindi fate caso che sia acceso solo un microfono, mi raccomando. Se no è quello che fa eco, ed è stato anche il dubbio delle prime volte di tutti. Possiamo provare a registrare con il computer senza cuffia la prossima volta. Il discorso è che finora abbiamo registrato in casa. Sì, sì, sì. Quindi un po' di confusione si sente. Ma guarda, allora... Spero di poter registrare in bunker.